Il ministro per l'agricoltura Francesco Lollobrigida oggi all'Aquila per la cittadinanza onoraria ai carabinieri forestali conferita dal Consiglio Comunale del Capoluogo. Il provvedimento voluto dal sindaco Pierluigi Biondi e che ha avuto un voto all'unanimità arriva perché il Consiglio si è fatto interprete del sentimento di gratitudine della città per l'encomiabile e lodevole operato a vantaggio della comunità e per la tutela del patrimonio ambientale e naturalistico del territorio in oltre 200 anni di servizio. A ricevere la cittadinanza il comandante del CUFA e il generale di corpo d'armata Andrea Rispoli sono tanti. Gli eventi in città durante i quali i carabinieri forestali sono stati protagonisti di un servizio essenziale. Basti ricordare le azioni compiute in occasione degli incendi che hanno interessato il territorio aquilano. Uno dei temi che ultimamente ha caratterizzato l'Abruzzo è quello della mafia dei pascoli. Il ministro risponde così e risponde anche alle sollecitazioni in merito ai problemi che oggi hanno gli agricoltori. A combatterlo e a cancellarlo, questo deve essere l'obiettivo, non arginarlo. Si arginano cose che non creano tanti problemi, mentre la mafia dei pascoli, così come tutte le devianze, devono essere da questo punto di vista combattute in maniera ferma, e lo facciamo attraverso ovviamente le nostre forze dell'ordine, con norme sempre più stringenti e con controlli sempre più serrati, anche utilizzando le nuove tecnologie, e da questo punto di vista anche i rilevamenti satellitari ci stanno aiutando e i risultati che stanno emergendo sono di notevole impatto positivo. Allora bisogna intervenire e cambiare totalmente la prospettiva che negli ultimi anni ha visto prevalere la sostenibilità ambientale rispetto alla sostenibilità economica. Devono sempre viaggiare insieme, anche perché queste erano le indicazioni che nei trattati europei venivano dati quando l'agricoltura fu inserita come asset strategico per la sicurezza alimentare dell'allora comunità economica europea, ma anche per un'altra ragione. L'agricoltore è il primo ambientalista, è colui che attraverso il suo lavoro manutiene quello che ha di più prezioso, la terra, che preserva per sé e per le generazioni che seguiranno a lui, ed è per questo che va rimesso al centro. Lo stiamo facendo con le nostre normative nazionali, ma per definizione questo lavoro va fatto in Unione Europea e l'Italia si è caratterizzata con un'azione puntuale dall'inizio del mandato del governo Meloni.